Non ha bisogno di introduzioni, parliamo di Opel Grandland X, il più grande SUV di gamma Opel che oggi scopriamo assieme nell'alimentazione diesel abbinato al cambio automatico. Il frontale è tipico della gamma Opel, troviamo il marchio della casa tedesca al centro, accompagnato dai due baffi cromati che ci portano direttamente al gruppo ottico, faro a LED con faro adattivo in base alla luminosità esterna. Passiamo ora alla fiancata laterale, lunga 4,5 m e caratterizzata da una linea dinamica ed aggressiva. Abbiamo specchietti e tetto nero a contrasto con la carrozzeria grigio canna di fucile. Le cromature sono riprese su tutta la fiancata per slanciarla ulteriormente e sulle barre al tetto. Focus sui cerchi che sono in lega da 18 pollici bicolor, lacatura nera interna con questo effetto cromato. Passiamo al posteriore, anche qui troviamo un posteriore per l'appunto aggressivo ed impatto, guardiamolo assieme. Vano di carico da 514 litri che abbattendo la panca posteriore diventano 1652 attraverso queste semplicissime leve. Il vano è regolabile su due livelli, posizionando al livello più alto creiamo un piano unico con i sedili posteriori. Per ogni evenienza abbiamo comunque luce di servizio e presa 12 volt. Inoltre per caricare oggetti molto lunghi abbiamo la comodissima botola nella parte del sedile centrale. Con due passeggeri posteriori lo spazio è ottimizzato al massimo. In realtà i sedili sono ampissimi, abbiamo tantissimo spazio per le ginocchia e anche in altezza. Fate conto che io sono un gigante di 1,60 m. Qualora volessimo affrontare dei viaggi lunghi abbiamo anche il comodissimo e ampio poggiabraccio con due portabibite. Se dovessimo avere una terza persona non c'è problema per l'ampiezza, perché l'assenza del tunnel centrale permette una comodità maggiore a livello di gambe. Anche nel tunnel posteriore non mancano le prese, con il 12 volt, presa USB e aria condizionata. Auto perfetta anche in caso di bambini, con i ganci Isofix presenti nei sedili posteriori ed anche nel sedile passeggero anteriore. Anche a livello di utilizzo di materiali si riconosce la qualità tedesca, con materiali premium con cuciture a risalto e attenzione al dettaglio del materiale anche sul cruscotto in plastica morbida. Anche anteriormente lo spazio non manca per i passeggeri e per gli oggetti. Vano all'interno del poggiabraccio anteriore, due vani portaoggetti, proseguendo nel tunnel troviamo anche quest'ultimo dotato anche di presa USB e 12 volt. Ovviamente abbiamo anche il vano principale. Sedili certificati AGR, associazione tedesca di esperti di ergonomia provenienti da diverse discipline mediche. Anche il volante è ergonomico, con impugnatura salda e comandiera al volante nella parte di sinistra per il limitatore cruise control, parte di destra per connessione Bluetooth e comando vocale. Touchpad da 8 pollici dove troviamo tutto l'infotainment, radio, navigatore, connessione Bluetooth, settaggio dei profili di preferenza, mirror link per Android Auto e Apple CarPlay e sistema di assistenza alla guida con sorveglianza degli angoli morti e Park Assist. Altri sistemi di assistenza alla guida sono allarme stanchezza del guidatore ed il Lane Keep Assist per evitare la fuoriuscita dalla carreggiata. Qui sopra invece troviamo il sistema OnStar di connettività e assistenza personale sempre attivo. In caso di emergenza provvederà a fornire immediato supporto inviando mezzi di soccorso e assistenza stradale. Come anticipato parliamo di un cambio automatico, molto fluido con cambiate rapide e silenziose. Non dimentichiamo che è dotata di sensori di parcheggio posteriori e retrocamera. Per scoprire questo e tantissimi altri modelli delle nostre vetture, vai su rattiauto.com, seguici su tutti i nostri social e attiva la campanellina sul nostro canale YouTube per essere sempre aggiornato su tutti i nostri nuovi video.